Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a fare insieme un impasto per pizza in teglia ad alta idratazione, nello specifico 80% idratazione. Quando parlo di alte idratazioni, comunque parlo sempre di un'idratazione superiore al 70%. Ma dal punto di vista pratico, cosa significa questa idratazione dell'impasto? Cioè, non è altro che il rapporto tra la quantità di acqua e la quantità di farina del vostro impasto. Quindi se vi dico idratazione 80% e abbiamo un chilo di farina nel nostro impasto, questo significa che andremo a utilizzare 800 g di acqua. Molto semplice. Ciao guys and welcome back to my channel. Today we're gonna do a high hydration pizza dough for pizza in teglia, which is a pizza you can bake using a baking pan inside your oven. In the specific, we're gonna do an 80% high hydration dough. When I talk about high hydration, that means always hydration that is greater than 70%. But what does it mean hydration of a dough? It's the ratio between the quantity of water and the quantity of flour of your dough. So if I say 80% hydration and you have 1 kilogram of flour, that means we are gonna use 800 grams of water. That's simple. Quindi ragazzi, per questa ricetta di oggi vado a fare quindi una pizza in teglia per una teglia classica 40x30 e andremo quindi a utilizzare 371 g di farina 00 che sono già dentro alla ciotola dell'impastatore. Andremo a utilizzare 297 g di acqua già divise e adesso vi spiego bene come dividerle. Poi andremo a utilizzare 2,6 g di lievito di birra fresco che è già sciolto in questa quantità di acqua. E andremo a utilizzare anche 7 grammi di sale. So guys, let's start with ingredients. The ingredients will be 371 grams of flour, 00 flour, already inside our bowl. We're gonna have 297 grams of water already divided, and I'm gonna explain you later how to divide that. 2.6 grams of yeast already melted in this part of water, and 7 grams of salt. So this dough is gonna be perfect for a baking pan like this, which is 40 by 30 in centimeters. It's a regular baking pan. Quindi ragazzi, molto importante la divisione dell'acqua. Adesso vi spiego bene. Allora, andiamo a mettere in una ciotola la quantità di acqua che vi permettono di arrivare al 65% dell'idratazione dell'impasto. Quindi in questo caso abbiamo 245 grammi di acqua qui e qua andremo ad avere quindi 52 grammi di acqua. La prima parte, questa parte qua, nella quale ho già sciolto il lievito, la andrò a utilizzare subito nell'impasto come avete visto nei miei altri video. Mentre quest'altra parte di acqua la andremo a utilizzare alla fine. Vi faccio vedere comunque dopo nel procedimento e ve lo spiego bene. So guys, the two parts of the water. The first part is exactly the amount of water that you need to make a 65% hydration dough. So in this case, with 371 grams of flour, we have 245 grams of water here, where I melt already 2.6 grams of yeast, as I mentioned before. And we are gonna use this part of water in the first part of the dough process, as you see already in my previous videos. This other part here, which is the rest of the water, and that's 52 grams, we're gonna use this part here at the end of the dough process. And I'll show you later how to use it. It's very important for high hydration dough, this part of the water. It's the most important part. Quindi ragazzi, questa parte dell'acqua è la parte più importante del processo del processo di creazione di un impasto ad alta idratazione. Ma partiamo subito a fare la nostra ricetta. We're gonna use the leaf. And we're gonna start just stirring the flour. Then the next step is, of course, as you saw before, adding the water and the yeast. Of course, we'll do it sip by sip. Quindi ragazzi, andiamo a utilizzare la foglia per impastare, perché per alte idratazioni questo è l'unico modo.
Abbiamo fatto partire quindi l'impastatrice andando a semplicemente a mescolare un po' la farina e poi stiamo procedendo adesso con l'aggiunta dell'acqua dove ho già sciolto appunto il lievito. Come avete visto poi negli altri video, la vado sempre ad aggiungere un goccio alla volta. Ok, I just added the last sip of the water, of the first part of the water, the 245 grams of water. And now when the dough is still sticky, I'll add the salt as usual. Quindi ragazzi, una volta che avete aggiunto l'ultimo goccio della prima parte di acqua, quindi di 245 grammi, e il nostro impasto è ancora appiccicoso, vado ad aggiungere il sale, come sempre a pioggia. Ok ragazzi, quindi una volta che il nostro impasto avrà quindi assorbito tutto il sale aggiunto, passiamo alla fase successiva, fase finale, che è appunto l'aggiunta dell'altra parte di acqua, i nostri 52 grammi. Questa parte è la fase più delicata nella quale, diciamo, durante la preparazione di un impasto ad alta idratazione. Infatti, dovremo andare ad aggiungere questa quantità di acqua un goccino alla volta, ma veramente poco poco alla volta. Dovremo aspettare che il nostro impasto vada ad inglobare l'acqua aggiunta. Quando aggiungiamo il goccino di acqua, io vi suggerisco sempre di ridurre la velocità del vostro impastatore a 1 oppure 2 e una volta aggiunta l'acqua passare a una velocità 4 o 5, quindi incrementare la velocità in modo tale da favorire l'inglobamento dell'acqua nell'impasto. Mi raccomando, se andate ad aggiungere una quantità di acqua eccessiva, andrete quindi a rischiare che il vostro impasto vada, diciamo, a slegarsi. E a quel punto non ci sarà più verso di tornare indietro, il vostro impasto non riuscirà più ad inglobare acqua e a quel punto dovete ricominciare da zero. So guys, I just stopped the mixer for a second because I want to explain this part, the final part, which is the part where we're gonna add the second part of the water, the 52 grams. This is the most delicate part when you do a high hydration dough. You have to take your time to add this quantity of water, really small sip by small sip. And when I mean small sip, it's really small. You don't want to rush, because if you add too much water, then your dough is gonna destroy itself, let's say that. So the dough is not gonna be able to absorb the water you added, and at that moment, you are at the dead end. So you have to restart over. So my suggestion is really to take your time and add sip by sip, waiting for the dough to absorb all the water you added. Your bowl has to be dry. There's not gonna be any much water in the bowl, and then you add another sip. So I think you have the instruction to start. So let's start. Let's go to speed 2, and let's add the first part of the water. Really the first sip. Okay, now let's increase the speed. You'll see during this phase the dough is gonna lose structure. It's gonna kind of melt. It's normal. But you need to wait for the dough to absorb all the water you added before you add another sip of water. It's really important. Quindi ragazzi, vedete come l'impasto, diciamo, si sta andando a sfaldare con la prima aggiunta dell'acqua. Questo è normale. Vedete che adesso, col passare del tempo, l'impasto andrà ad assorbire tutta l'acqua che abbiamo aggiunto e a quel punto possiamo passare alla seconda aggiunta dell'acqua. Sempre un goccio alla volta, prendetevi tutto il tempo necessario. Perché, come dicevo prima, se sbagliate durante questa fase non c'è verso di tornare indietro. Ok. Se vedete che, come in questo caso, si è formato, diciamo, uno strato di impasto sul fondo dell'impastatore, aumentate la velocità e vedete che il nostro impasto andrà appunto a pulire la ciotola. If you see, guys, that you have some dough in the bottom of the bowl, just increase the speed and you will see the dough will actually clean the bowl by itself. Don't worry. Okay, now my bowl is dry. I can add the second sip of the water. Quindi avete visto, la mia ciotola adesso è bella pulita, è bella secca. Vado quindi ad aggiungere la seconda parte di acqua, una seconda goccia.
vicino. Sempre importante andare a misurare la temperatura del vostro impasto durante la fase di impastamento per non superare appunto la soglia critica, che sono quei 27-28 gradi centigradi. Siccome il nostro impasto andrà a lavorare per molto tempo, c'è il rischio appunto che la temperatura cresca in maniera eccessiva. Quindi vi consiglio sempre di utilizzare un'acqua che comunque non è calda, non è un'acqua a temperatura ambiente, ma partirei sempre da un'acqua diciamo fresca, quindi magari metà a temperatura ambiente e metà acqua di frigo, oppure se volete anche tutta acqua di frigo per stare tranquilli. So guys, when you do a high hydration dough, it's really important to measure the temperature of the dough, because you don't wanna cross that limit, which is 27-28 Celsius. It's really important to use then a water which is not warm. I don't suggest you to use room temperature water. I suggest you to start always with half room temperature water and half fridge water, so cold water. Or if you want, you can also use 100% cold water. So I'll show you later the temperature of the dough, but let's add another sip of water. Ragazzi, io ho aggiunto tutta l'acqua e il nostro impasto l'ha anche già tutta assorbita, quindi vi voglio far vedere un attimo com'è la massa. Vedete, la massa comunque è abbastanza appiccicosa, è molto bagnata perché ovviamente abbiamo messo 80% dell'acqua, però non lascia, diciamo, non appiccica troppo, non lascia troppo residuo sulla mano. So the dough, guy, is a little bit wet. It's sticky, but of course it's not leaving any dough on your hand, just a little bit, but it's normal. And you can see the dough it's really elastic. So what I suggest now is just to let the KitchenAid to work for another minute or two, and then we are gonna do rigeri, which is a process where you use the hook to increase the strength of your dough and the structure. You have to get a really good glutinic mesh. Okay guys, I think the dough is ready for the first part with the leaf. You can see the dough is really smooth. So now what I want to show you before to start the second phase is the temperature of the dough. I used half fridge water and half room temperature water, and the temperature is 22 Celsius. So it's really good for a mixer like the KitchenAid. Avete visto, ragazzi, siamo sui 22 gradi centigradi. So now we're going to use a spatula to scrape the dough from the leaf, and we're going to let the dough rest for 5 minutes in the bowl, and then we'll do the first rigenero with the hook. You can see how elastic is dough.
Avete visto, ragazzi, quanto è elastico il nostro impasto ed è proprio non appiccica per niente. Adesso vi faccio vedere anche, diciamo, la consistenza dell'impasto una volta che ho pulito la foglia. Quindi, una volta che abbiamo quindi utilizzato un tarocco per pulire la foglia, lasciamo riposare l'impasto nella ciotola dell'impastatore per 3, 4, 5 minuti. E poi passiamo a fare il primo dei due rigeneri con il gancio, che poi vi spiegherò in dettaglio dopo. This is the result, guys. It's really elastic. It's not sticking to the dough, to the ball, and as you can see, it's not sticking that much to my hands. It's really smooth and shiny. You can see that. Avete visto, ragazzi, il risultato è molto elastico. E non appiccica troppo la mano. Questo è un impasto che ha una maglia glutinica già abbastanza sviluppata. Vedete che non rilascia troppi residui sulla mano. Ok, sono passati circa 5 minuti. Adesso andremo a utilizzare il gancio del nostro impastatore per andare a fare la fase del rigenero. Quindi abbiamo ottenuto comunque una mastra già con una buona struttura, una buona maglia glutinica. Vedrete che dopo la fase del rigenero andremo a ottenere una maglia glutinica ancora più rafforzata e una struttura ancora appunto più definita. Per fare il rigenero andremo quindi, come vi ho già spiegato nel primo video, andremo ad installare il gancio, andremo a fargli fare qualche giro fin tanto che l'impasto non è tutto avvolto intorno al gancio. A quel punto spegniamo l'impastatore e lasciamo riposare l'impasto per altri 5 minuti per fare appunto dopo un altro rigenero. So guys, let's install the hook of the KitchenAid and let's do the first rigenero, which consists in just let the KitchenAid work for a few seconds until all the dough is gonna stick to the hook. When we reach that situation, that scenario, then we'll just turn off the KitchenAid and we'll clean the hook and we'll let the dough rest for other 5 minutes. For waiting for the second rigenero. I'll show you. You'll see how the dough will change after the rigenero. It's gonna be a smoother dough, and it's gonna be the structure of the dough will be different. You'll see that. So let's do the first rigenero. You saw all the dough is around the hook, so I think we are done. So what we do is just unload the hook. We'll just release it. We'll just clean it a little bit. Okay. Okay, and we'll wait another 5 minutes to do the second regenero. Avete visto, ragazzi, come l'impasto si è avvolto attorno al gancio dopo pochi secondi. Adesso aspettiamo altri 5 minuti e facciamo un secondo rigenero. Ok, ragazzi, andiamo a fare un secondo rigenero. Let's do the second rigenero. It's gonna be quicker than the first one. Ok, we're done here with the KitchenAid. Now I'm gonna move the dough on my kitchen counter. Okay, guys, now we're gonna close the dough with the usual slap and fold technique. Quindi, ragazzi, andiamo adesso a chiudere il nostro impasto con la tecnica solita dello slap and fold. Io vado sempre a bagnare un attimo il ripiano e l'impasto per fare meglio nella lavorazione. As you saw, guys, I just watered the counter a little bit and also the dough to work it better. You can see how elastic is the dough. You can see that. You need to have a pretty good glutinic mesh. You see that? It's not gonna break. It's perfect. Avete visto, ragazzi, la maglia glutinica è venuta benissimo perché l'impasto è sottilissimo e non si rompe. Questo è proprio il risultato che dovete ottenere. Ok, now let's close the dough with the slap and fold.
This time, the only difference is going to be that you have to be quicker when you close it, because of course there's more, way more water than last time, and you don't want your hands to get sticky to the dough. Quindi ragazzi, vedrete come le mie mani saranno più veloci nell'andare a chiudere l'impasto. Quando andrò a togliere appunto le mani sarò molto veloce, perché non voglio che le mani si appiccichino all'impasto. Infatti abbiamo un impasto con molto più acqua rispetto alle altre volte. Ok, let's close it. Okay, now with your spatula, let's take all the dough you have on the counter and let's put it in our mess. Okay, you can see the dough, it's really soft, not sticky at all, and you can see already there's a lot of air. You can see that there's a lot of air. Okay, let's close it a little bit again. Okay guys, let's do the pirlatura. We'll just shape the dough a little bit. I already spread it a little bit with some olive oil that I put in my bowl. You can see how shiny and how smooth it is. It's not sticky at all. Ok, avete visto ragazzi quanto l'impasto è liscio e quanto non appiccichi, è incredibile, è venuto proprio bene. Ok, andiamo a trasferire quindi l'impasto dentro ad una ciotola oliata e passiamo alla fase della puntata. Vado quindi a fare un 7-8 ore a temperatura ambiente, aspettando quindi il raddoppio. Poi passo alla fase della puntata in frigorifero di circa 12-13 ore e niente, poi dopo passeremo alla fase dello staglio e ve lo farò vedere nel prossimo video. So guys, now I transfer the dough in a bowl that is oily. Now we're gonna let it rest at room temperature for 7-8 hours. We want that to rise and to be double. Once it is doubled, we'll move it to the fridge for 12 to 13 hours to finish the bulk fermentation. And tomorrow we are gonna do together the dough shaping and the baking. Ok ragazzi, spero che questa prima parte del tutorial della pizza in teglia vi sia piaciuto. Se avete voglia lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. I hope you guys enjoyed this video. If you want, you can just leave a like and subscribe to my channel. I just remember you that you can find me on Instagram at this address. And remember guys, you can always do it better. Ciao ragazzi, a domani per la seconda parte.